Ciao a tutti ragazzi, sono Loze ed eccoci qui con un altro tutorial. Questa volta vi spiegherò come creare un campo di grano semi-automatico. Dico semi perché comunque un po' di lavoro dovete farlo. Allora fate delle scale di terra, ora io ne faccio 3 per comodità, ma voi ne potete fare anche 4 o 5, capito? Ecco, poi di terra, poi prendete la pietra e la mettete qua, saltando un blocco da lì sotto, 1, 2, poi ne mettete altri 3, facendo un blocco da 4x3, 3 in orizzontale e 4 in verticale. Ora mettete i pistoni, ecco qui mi ero sbagliato, li mettete lì sotto, 1, 2 e 3, e ci mettete 3 blocchi di pietra, 1, 2 e 3, perfetto. Ora fate col circuito di pietra rossa, lo mettete lì e la pietra rossa la disponete in questo modo. Esatto, ora qua ci mettete una leva. Attivate la leva e i pistoni, come vedete, hanno spostato di un blocco in su le pietre. Ora mettete due blocchi di pietra ai lati, due da questa parte e due da quest'altra parte, poi tre in orizzontale, 1, 2 e 3. Poi finite di fare il rettangolo comunque, eccolo, e poi lo chiudete sotto. 1, 1. Qua mi ero un po' incasinato perché boh, un momento di crisi. Comunque, ecco. Perfetto, lo chiudete. E con il secchio d'acqua riempite la, chiamiamola vasca d'acqua. Perfetto. Ora con la pietra fate i muri in modo che l'acqua, quando esce dalla bacinella, non faccia un gran casino che ballaga tutto il mondo, specialmente in survival, che poi diventate coglioni a sistemare praticamente. Fate il muro così, guardate bene come l'ho fatto, e poi mettete 9 blocchi di pietra così per a formare tipo una pista. Ne saltate uno e ne mettete altri 9 da questa parte. Ne ho saltato uno così voi ci potete passare quando il grano arriva giù, o comunque ci potete mettere una porta per aprire e chiudere. Quegli altri erano delle altre prove di campi di grano che avevo provato a fare. Comunque zappate e ci piantate il grano, ecco, anche qui sotto, 1, 2, 3 e grano, 1, 2, 3. Ora, per non farvi aspettare, userò la polvere d'osso, perché prima avevo fatto un altro video, solo che alla fine era venuto registrato di merda, anche questo qui è un po' registrato male, vabbè, dovrò cambiare programma, comunque per filmare, cambiare programma per filmare. Comunque prendete la polvere d'ossa, che adesso qui non la trovavo, eccola, scusate, la farina d'osso, polvere d'osso, me frego, uguale. Mettete la polvere e fate crescere il grano, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ecco qua. Ora avete il campo di grano fatto e il grano già cresciuto, perfetto. Ora non vi resta che attivare la leva, così i blocchi andranno in giù e l'acqua andrà sopra il campo di grano. Ora vi farò vedere, tac, ecco, eccolo, l'acqua sta scendendo giù e ha tolto da sola il grano e i semi. Ora voi non vi resta che andare qua sotto e raccogliere quello che ha raccolto, semi, semi, grano, 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 e poi gli altri 3 semi, eccoli qua che stanno arrivando, ok, ecco, un modo semplice e soprattutto in survival utile. E anche per non fare fatica, ora spegnete la leva, i blocchi tornano su e l'acqua scompare. Comunque vi dicevo, un modo semplice, fai anche meno fatica, anche se è un po' complicato da fare, soprattutto per il pistone appiccicoso che ci serve lo slime. Eccolo. Infatti per crearlo ci serve un pistone e una pallina di slime che io in survival non la riesco a trovare. Comunque vi servono semi, una zappa, polvere d'ossa, ma non è necessario, secchio d'acqua, una leva, de pietra, poi il circuito di pietra rossa e poi la terra, che qua l'avevo sostituita con la polvere d'ossa, perciò non ce l'ho nell'inventario. Qui, se volete, potete anche metterci una porta. Ecco, ora che la sto cercando, ecco la porta, la mettete. Poi l'aprite quando arriva il grano e quando l'avete raccolto chiudete, aprite, chiudi, aprite, chiudi. Per comodità potete mettere anche una cesta da mettere il grano. Ci
Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.